amori e dolori nello stato dei Borboni. E l'Italia costruita con promesse e delusioni, distruzione del ricordo dell'amata vecchia terra, una falsa storia che la lingua piemontese narra. Una terra trasformata, resa misera colonia, la metafora del male come fosse Babilonia. Una terra dove regna incessante l'agonia, instaurata fin da subito dalla massoneria. Quante stragi all'origine di questo bel paese, falsi storici, calunnie di ogni tipo e altre offese. Ogni libro di ogni scuola dice ciò che non è vero, l'invasore è un eroe e l'eroe è un guerrigliero. Capitale all'avanguardia, capitale culturale, ora Napoli è sinonimo di male nazionale. Fu città che visse d'arte, di teatri, di poesia, di accademie, scuole, stampe, navi, treni, astronomia. Se tornasse Ferdinando e vedesse questo scempio, forse si domanderebbe quanto male faccia il tempo, quando cambia all'improvviso con la forza delle armi, quando pur con un sorriso mette fine ai tuoi giorni. Se tornasse Ferdinando e da solo si accorgesse che la sua reputazione fu stravolta da promesse, chissà come reagirebbe dopo tutto ciò che fece per il regno dei primati che oggi non conosce pace. Poca gente al giorno d'oggi sa qual è la sua bandiera, poca gente sa chi fu quell'uomo che visse a Caprera, che i soldati scesi qui non furono soltanto 1000, che distrussero città portando morte alle famiglie. Chi commise quegli orrori scrisse poi la nostra storia, che oggi insegna che fu guerra giusta e rivoluzionaria, descrivendo gli invasori, liberi liberatori, nascondendo che in realtà si depredarono tesori. Venne definito un popolo, un insieme di cafoni, oppressori e stranieri diventarono i Borboni, definiti niente meno che di Dio la negazione, per giustificare meglio la vigliacca usurpazione. Si è saputo che Ricciotti, figlio di Don Garibaldi, fu così indignato che si unì alle armi dei briganti, e persino lui si rese conto dello sfruttamento, di ingiustizie, eccidi, stupri e campi di concentramento. Se tornasse Ferdinando e vedesse questo scempio, forse si domanderebbe quanto male faccia il tempo, quando cambia all'improvviso con la forza delle armi, quando pur con un sorriso mette fine ai tuoi giorni. Se tornasse Ferdinando e da solo si accorgesse che la sua reputazione fu stravolta da promesse, chissà come reagirebbe dopo tutto ciò che fece per il regno dei primati che oggi non conosce pace. Questa è un'altra opera ingegneristica di eccellenza del regno borbonico, fatto dallo stesso ingegnere che fece il Ponte Real Ferdinando a Minturno. Il ponte, diciamo che da un punto di vista tecnico e tecnologico era quello più importante, perché un ponte in unica campata più lungo nell'Europa continentale. Ecco, si vede come la situazione attuale è, diciamo, c'è uno stato di degrado generale. Va bene. Va bene. Questo ponte fu commissionato ad Achille Jacobelli, il famoso personaggio di Ponte Landolfo, che secondo la parte borbonica sarebbe un doppio giochista, perché fino a quando era sul trono Ferdinando II di Borbone ebbe molti favori dal re, tra cui la concessione di questo ponte, la costruzione di questo ponte. Cioè, in pratica l'ingegnere fu Luigi Giura, ma diciamo l'appalto fu dato a questo Achille Jacobelli. Poi questo Achille Jacobelli, naturalmente morto Ferdinando II di Borbone e con il regno che aveva problemi, naturalmente si cambiò. Quindi il signor Achille Jacobelli, una volta che, Ferdinando di Borbone morì,
e il trono venne lasciato al figlio. Con le cose che precipitavano, naturalmente lui cambiò bandiera, nonostante tutto quello che avesse ricevuto dal re Borbone. Vabbè, ma questo fa parte della storia di un fatto umano, diciamo, umano, no? Insomma, di una certa umanità. Ecco, lui rappresentava questa certa umanità. Tra l'altro si dice pure che fu quello che aizzò il popolo contro i piemontesi e poi contemporaneamente avvertì Cialdini. E quindi avvertì i comandi militari e quindi si preparò poi la rappresaglia successiva. Questo i cosiddetti antiborbonici moderni dicono che non è vero, perché i comandi sull'attacco di Ponte Landolfo, diciamo, ebbero la notizia da altri e non da Achille Jacobelli. Ma questo naturalmente conta molto poco. Questo ponte fu commissionato ad Achille Jacobelli, ad ordinarlo fu direttamente il re Ferdinando II di Borbone, che si recò sul posto, infatti soggiornò anche qui, e nel posto in cui soggiornò venne messa una lapide. Vediamo adesso se questa lapide c'è ancora, perché naturalmente questa lapide è un reperto storico, essendo storico è di tutti, appartiene alla memoria degli uomini, e naturalmente speriamo che ci sia. Ma andiamo a vedere se il ponte sta in questa situazione. Dubito che la cosiddetta, il ricordo marmoreo, ecco, la targa marmorea ci sia ancora. Andiamo a vedere. Una volta c'era un regno, una volta c'era un sogno, c'era l'arte e la cultura, la ricchezza e la storia, la ricchezza e la storia. Ma qualcuno non bastava, c'era chi di più voleva, si chiedeva libertà, ma con quanta ingenuità, ma con quanta ingenuità. Venne fatta una promessa e repressa ogni sommossa, non esisterà mai più la parola schiavitù, e la gente si infiammò ed un altro reacclamò, ma non ci fu libertà e sparì la dignità, e sparì la dignità. Ma dove sono le ricchezze che noi non abbiamo più? Qualcuno disse... La targa marmorea c'è a Ferdinando di Borbone, eccola qua. È in una condizione, diciamo, non ottimale, però la targa a Ferdinando di Borbone c'è. Eccola qua. Augusto Monarco, l'Augusto monarca Ferdinando II di Borbone, per la prima volta in questi luoghi, felicitando qui eccetera eccetera, decretava potersi costruire il ponte che abbiamo detto. Questa è una targa commemorativa al fatto che il monarca borbonico, diciamo Ferdinando II di Borbone, era stato in questo posto dove aveva alloggiato e dove si era recato personalmente per costruire, come si è detto, il ponte Maria Cristina a Solopaca. Va bene? È una cosa simpatica, comunque, certo non è curatissimo, però almeno c'è. Quindi dobbiamo sottolineare, rimarcare questo, almeno c'è. Già, ora siamo declassati, ora siamo declassati. Aumentarono le tasse e sparirono le casse. Quante fabbriche rubate, quante terre confiscate, quante terre confiscate. Ma dove sono?